Grazie, grazie. Beh, oggi sono contento di questo congresso per un motivo. Si è sentito la voce della gente, ad esempio, molti la pensano come l'ho sempre pensato, che bisognerebbe togliere la possibilità ai dirigenti di espellere. Alcuni partiti non hanno il potere di espulsione. E quindi, perché altrimenti noi ci siamo danneggiati da soli, diciamo la verità. E quindi sono stato molto contento che il problema abbia toccato e che Matteo Salvini abbia intenzione di cambiare un po' le cose, bonificare gli espulsi, troppi, tanti, stupidamente tanti. Mancherebbe altro. Appena uno raggiunge una sedia, la prima cosa che fa per confermare il suo potere si mette a espellere. Questo non è possibile. Diciamo che il congresso era su cose economiche e su cose economiche vale la pena restare, se no fare in fretta, perché siete un po' eroici, siete rimasti ore e ore e ore. Io cercherò di fare in fretta. Punto primo, sull'Europa. L'Europa, ho sentito anche parlare, bisogna fare chiarezza. L'Europa ha una sola paura, ha paura che noi non paghiamo i nostri debiti. Il debito pubblico nato dalle immigrazioni. Vi ricordate quando hanno fatto l'immigrazione dal sud? Allora nacque il debito pubblico. Quando fai l'immigrazione devi fare nuovi ospedali, nuove scuole, case. Tutto questo si traduce in debiti, che ha formato il debito pubblico italiano, enorme. Ora è chiaro che l'Europa, la Germania hanno paura. Fa attenzione, si sono indebitati fino al collo, adesso non pagano il loro debito e il debito cade sulla Germania e sull'Europa. Questa è la sintesi delle cose. Ora, non c'è il minimo dubbio che comunque noi non siamo d'accordo con l'Europa che ci ha obbligato, diciamo, a far fronte al debito pubblico. È stato un obbligo. Ci ha mandato Monti, un commissario europeo, il quale per far fronte al debito pubblico ha messo la famosa IMU. L'Italia ha un grande debito pubblico, ma ha anche un grande patrimonio. Quasi tutti hanno la casa in Italia e quindi ha mandato Monti a tassare la casa, appunto. Poi, quando si è visto che non è bastato a far fronte al debito pubblico, ha cominciato con altre tasse, il fiscal compact. E di più, ci ha obbligato a chiudere molti servizi, ci ha obbligato addirittura a chiudere molti ospedali. E se andiamo avanti così diventiamo come l'Africa. E quindi, vabbè gli interessi dell'Europa, però un equilibrio. Noi non possiamo diventare come l'Africa, chiudere gli ospedali e via. Dobbiamo trovare l'equilibrio giusto. Però io ho sentito parlare molto di tasse, che le fabbriche andrebbero in crisi per le fabbriche. È vero parzialmente. C'è una legge che ha fatto Prodi, che ha danneggiato le nostre imprese. Ha portato via il TFR dalle imprese, trattamenti di fine retribuzione. Prima lo tenevano le imprese e pagavano il lavoratore quando smetteva di lavorare, la famosa buonuscita. Il TFR lo tenevano le imprese e avevano la possibilità di autofinanziarsi. Quindi le imprese erano in grado di comprare macchinari, di creare quindi posti di lavoro. Portando via, come ha fatto Prodi, il TFR alle imprese per dare allo Stato, che si era mangiato più o meno tutto, diciamo, un'espropriazione senza indennizzo, dice la magistratura contabile. E quindi le nostre imprese sono scappate, sono andate in crisi, fallite, perché non hanno più il TFR. Tocca a noi, tocca a voi, tutti quanti, trovare la via d'uscita. La via è un referendum che
dai primi di settembre ci sarà in giro ovunque, in tutti i comuni, un nuovo referendum. Sapete che in Italia il referendum è solo abrogativo, non è come in Svizzera dove puoi creare delle nuove, no. A noi dobbiamo abrogare, cancellare la legge Damiano Prodi, che ha visto la sinistra assieme a Prodi, certo la sinistra era contenta di danneggiare gli imprenditori. Il futuro li sistemiamo noi gli imprenditori, portiamo via il TFR così restano nelle mani delle banche, così è stato. Senza il TFR le imprese sono finite nelle mani delle banche. E quello che avviene, noi dobbiamo, con il referendum che abbiamo già presentato in tribunale a Roma, aspettiamo i primi settembre, perché altrimenti avremmo dovuto andare in spiaggia a raccogliere le firme, lì è molto difficile. Quindi tra breve mi pare, no? Calderoli, all'inizio di settembre, quindi ci sarà da andare in tutti i comuni a firmare per l'abrogazione della legge Prodi, perché il TFR resti alle nostre imprese. Certo, la sinistra e Prodi vedevano un futuro senza imprese, che è una follia per noi. Noi le imprese le abbiamo, cosa facciamo? Le facciamo morire, cancelliamo le imprese. Quindi bisogna abrogare la legge Prodi, fare in modo che il TFR resti alle imprese e le imprese possano investire e creare posti di lavoro. Questo è il passaggio obbligato, altrimenti è l'unico modo per creare i posti di lavoro. Io l'ho detto una volta in aula al Premier, che era venuto lì, ma a mio parere non ci capisce molto poco di economia, di posti di lavoro. Infatti ha creato zero posti di lavoro, forse qualcosino nel turismo, ma nel turismo ne ha creati di più. La regione Lombardia, che ha creato una strada per cui tutti i battelli del Lago Maggiore si concentreranno, arriveranno al porto di Milano, e da Milano potranno venire fino a Venezia, lungo il Po. Milano, Villoresi, Adda, Canale Muzza, Porto di Cremona, Po, Venezia. È un accordo fatto dalla Lombardia assieme alla Sindacchiesa di Svizzera, di Locarno. Si chiama Lomive. Locarno, Milano, Venezia. Guarda lì, la via. Gli accordi sono già cominciati, gli svizzeri stanno già lavorando. Lungo il Ticino, a un'isoletta, stanno facendo un museo, diciamo, per i trasporti del Lago Maggiore svizzero-lombardo. Quella lì è una via fondamentale, collega Milano a Venezia. Dobbiamo andare avanti a lavorare su quella, a fare le cose. Non possiamo scontrarci a farle. Quindi un saluto particolare va a Zaia, che ha fatto passare in regione il referendum per la libertà del Veneto. Guardate, qualsiasi popolo padano riesca a trovare la libertà, non c'è il minimo dubbio che vuol dire la libertà per tutti. Non c'è il minimo dubbio, non è che se si libera il Veneto o si libera la Lombardia, gli altri restano schiavi ancora del centralismo romano. Vuol dire la libertà per tutti. Bravo Zaia, che la tua regione ha approvato il referendum per la libertà del Veneto. Bravo. Però il passaggio, se il tema doveva essere l'economia, il problema è che dai primi settembre ci sarà in tutti i comuni e in tutti i gazebo la raccolta firme per cancellare la legge Prodi, che aveva tolto il TFR alle imprese e regalato allo Stato, che si è mangiato tutto quanto. Però deve essere che da adesso in avanti, d'altra parte, i lavoratori. Io mi sentirei più sicuro se il mio TFR c'era la mia impresa che non lo Stato.
se qualcosa va male, come fai a rifarti nei confronti dello Stato? Meglio che ce l'abbia la mia impresa. Gli imprenditori sono molto più sicuri dello Stato italiano. Diciamo che ho visto che c'erano anche dei rappresentanti meridionali di alcuni movimenti che vogliono l'autonomia, che reclamano anche loro il federalismo, l'autonomia. Beh, la Lega è un punto di riferimento per tutti, su questo va bene. Però attenti, lo sentivo in una televisione americana, l'esperimento sociologico, chiamato Italia, si capiva fin dall'inizio che sarebbe stato fallimentare, qualcuno l'ha definito criminale. Noi ci limitiamo a dire che ha creato un sacco di guerre e ha creato povertà inutile, ha portato via la libertà ai popoli. E molti popoli, questo guardando a nord, guardando al Veneto, guardando alla Padania, capiscono che solo se hai la libertà puoi sperare in un futuro anche con un'economia florida. Fin quando sei sottomesso al centralismo, il centralismo romano porta via tutti i territori per concentrare nelle sue mani tutti i poteri. Questo che noi combattiamo da sempre. E sono contento che cominciano a emergere qua e là, anche al sud, attenzione, perché riguarda anche loro. Se sono poveri dipende anche dal centralismo romano che si mangia tutto quanto. Però noi siamo la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Noi meriamo l'indipendenza della nostra terra, non può essere confusione. Quindi che la Lega vada al sud è una cosa un po' negativa, perché va, sembra un meccanismo coloniale qua, no, no. Va lontano da noi ogni idea di colonialismo. Se nascono movimenti politici indipendentisti, federalisti, autonomisti anche al sud, va bene, parleremo. Noi a casa nostra, voi a casa vostra, dobbiamo battere contro il nemico comune che è il centralismo dello Stato italiano. Questa è la via che questo congresso dovrà mandare. Penso che non abbiamo mai sbandato su quella via lì. Qualcuno ha avuto paura, è vero. Però l'articolo 1 dello Statuto è sempre indipendenza, libertà dei popoli padani, non è un'altra cosa. È rimasto lì. Grazie, grazie. Viva la Padania, viva il Veneto, libero! Padania e Veneto, liberi! Noi sappiamo che arriveremo dove dobbiamo arrivare, perché siamo resistenti, non molliamo la presa, andiamo avanti, combattiamo, lottiamo. Non è cosa che risolvevamo in due giorni, però è una cosa che risolveremo, è nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Viva la Padania, libera!